Ciao ragazze, allora questo è il video per il concorso di Clio, le passioni. Una delle mie passioni è cucinare. Ho scoperto questa passione da circa 3 anni, da quando convivo con il mio ragazzo, ed è una passione che condividiamo insieme, quindi molto spesso cuciniamo insieme, prepariamo le cose insieme. Io quando abitavo con i miei genitori praticamente sapevo cucinare un ovo fritto e la pasta in bianco, basta, tutto qui. Poi quando vai a convivere le cose sono diverse, nel senso che o impari a cucinare o impari a cucinare. E quindi insomma, imparando a cucinare ho scoperto che la cosa mi piaceva veramente tanto. E così ho iniziato a vedere i canali che parlavano di cucina in TV, anche a comprare libri di cucina. E così ho cominciato a sperimentare, la cosa mi è piaciuta. Ciò che mi piace più fare, devo dire che sono i dolci, ma non perché mi piace farli, ma perché mi piace mangiarli. Quindi sono molto golosa, dalle ciambelle al tiramisù, alla crema pasticcera, ai pan di Spagna, eccetera, eccetera. Però oggi vi voglio presentare un primo piatto, che sono i fusilli con speck e verdure. Sono dei fusilli gialli, quindi con dello zafferano. È una ricetta semplicissima da fare, abbastanza veloce perché comunque in 30 minuti si fa tutto, però molto 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 gustosa. Spero che la ricetta vi piaccia e buona visione. Ciao! Questi sono gli ingredienti per preparare i fusilli con verdure e speck. Sono ovviamente ingredienti per 2 persone. Dell'olio per fare il soffritto, uno spicchio d'aglio, la cipolla, 180 g di fusilli, una fetta di speck da 50 g tagliato a fiammifero, una carota che abbiamo tagliato precedentemente a julienne, una zucchina tagliata anch'essa a julienne con questo attrezzo da cucina. Per la zucchina abbiamo utilizzato solo la buccia, perché l'interno della carota è molto acquoso, quindi se voi avete una centrifuga potete centrifugarlo e utilizzarlo per minestroni, per insomma quello che volete voi. Una bustina di zafferano e del parmigiano grattugiato. Tagliamo la cipolla a pezzettini molto sottili. Ok. Accendiamo il fuoco e in una padella mettiamo un filo d'olio, la cipolla e uno spicchio d'aglio. Andiamo a far soffriggere il tutto. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua della pasta a far bollire. Facciamo appassire dolcemente l'aglio e la cipolla per circa 5 minuti. Passati 5 minuti togliamo l'aglio e buttiamo lo speck tagliato a fiammiferi. Lasciate insaporire lo speck per qualche minuto, dopodiché mettiamo le verdure. Carote e zucchine. Anche qui lasciamo insaporire il tutto per qualche minuto, mescolando. Aggiungiamo circa 3-4 mestoli di acqua calda della pasta e facciamo cuocere per circa 10 minuti a fuoco moderato. Quando l'acqua è arrivata a bollore, prima di buttare la pasta, aggiungete la bustina di zafferano. Un pizzico
un pizzico di sale grosso, in questo caso io l'ho finito, quindi aggiungo del sale fino, e la pasta. Attendiamo che il tutto si cuocia. Quando la pasta sarà al dente, spegniamo il fuoco e scoliamo. La versiamo insieme al composto e spadelliamo il tutto per un minuto a fuoco acceso. E poi regoliamo di sale e pepe. Partiamo la pasta. Senza farla cadere come ho fatto prima, vabbè. E voilà, impiattiamo. Con un po' di formaggio. E voilà! Les jeux sont faits! Non ci resta che mangiare! Buon appetito a tutti!